centri massaggi, compro-oro, commercianti in genere, ditte di autotrasporto, imprese edili e caseifici. Questi ed altri gli obiettivi delle estorsioni del gruppo criminale scoperto dai carabinieri del Comando Provinciale di Salerno d'intesa con i militari di Mercato San Severino, il nucleo cinofili di Sarno e l'elinucleo di Ponte Cagnano, tra Pagani, Nocere, ed aree limitrofe e nella Valle dell'Irno. Un'indagine partita alla fine del 2014 in seguito al ritrovamento di un fucile mitragliatore K-47 Kalashnikov che poi ha consentito di appurare che il gruppo, legato ad un clan camorristico storico, i Fezza d'Aureo Petrosino, poi resosi indipendente, era armato e molto pericoloso, con particolare propensione al controllo del territorio, sia per le estorsioni che per il traffico di sostanze stupefacenti. I proventi delle somme storte ad imprenditori e commercianti, infatti, come appurato dall'indagine della Procura di Salerno, d'intesa con quella di Nocera e la Direzione Distrettuale Antimafia, veniva riempiegata nella droga con una fitta rete di spacciatori con diverse attività violente contro i pusher che non si assoggettavano al controllo. 33 le ordinanze di custodia cautelare, delle quali 11 ai domiciliari, 22 in carcere con due persone ancora irreperibili, 8 invece i decreti di perquisizione locale nei confronti di altrettante persone indagate nell'inchiesta particolarmente complessa e nella quale sono state utilizzate anche tecnologie informatiche per riuscire ad intercettare messaggi tra i vari aderenti all'associazione camorristica di stampo mafioso. Tutte le persone sono responsabili a vario titolo di associazioni di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni.